Si gioca alla luce dei riflettori e nascosti dalla notte romana 50.000 tifosi gremiscono le gradinate dell'Olimpico. Il richiamo della stracittadina tra Roma e Lazio ha funzionato come al solito. La stanca Coppa Italia sembra aver ritrovato nuovo vigore dal confronto delle squadre romane che hanno dato spettacolo per 90 minuti. Apre la segnatura alla Lazio al nono minuto. Tozzi da una trentina di metri aggiusta la mira e calcia. Panetti si fa sorprendere in pieno e 1-0. Malgrado la doccia fredda, i giallorossi contrattaccano, ma l'azione di Lojovic sfuma sui piedi della difesa laziale. Punizione per la Lazio al limite dell'area, ma questa volta Panetti si rifà con un gran volo. 21esimo, la Roma pareggia con una solo di Da Costa che spara da fuori area, 1-1. La nuova formazione biancazzurra affidata alle cure di Bernardini ha in Pozzan, che veste il numero 6, il suo uomo sorpresa, eccolo in una solo, che si conclude con una facile parata di Panetti. Ancora in azione l'attacco romanista e questa volta è Lovati ad essere chiamato in causa su tiro di Da Costa. Contropiede biancazzurra e lavoro facile per Panetti. Inizio della ripresa e la Lazio passa di nuovo in vantaggio al terzo minuto, ancora per merito di Tozzi. 10 minuti e situazione di parità. Lojovic, sfuggito alla guardia di Colombo, centra di precisione e Secchi segna in 2 tempi. 2-2, ma solo per poco, che la Lazio torna in vantaggio dopo 9 minuti. Azione personale di Pizzarri che taglia un pallonetto che si insacca sulla sinistra di Panetti. Esultanza dei biancazzurri, ma prima del fischio di chiusura ci saranno altri brividi. 2 pali colpiti dagli attaccanti laziali e un'occasione d'oro sciupata dai giallorossi. Calcio d'angolo e Lojovic, a 3 metri da Lovati, sbaglia la rovesciata del pareggio. La fiaccola è offerta stavolta dai tifosi laziali.